Ancaria, 2000 anni prima. Sacred 2 Fallen Angel, seguito di quell'action GDR che quasi 5 anni or sono riuscì a convincere la critica e ad affascinare il pubblico, si rifà al format tanto in voga del prequel. Ben 2 millenni prima del ritorno del negromante Shaddar, ci ritroviamo nel bel mezzo di una crisi energetica. L'energia T, donata agli alti elfi dai serafini, scatena una guerra civile tra le razze, mentre il suo enorme potere comincia a corrompersi con le energie negative che il conflitto scatena e ad avere strani effetti sul territorio e le specie animali che lo popolano. In maniera simile a quanto già visto con il predecessore, sarà possibile affrontare la campagna singolo giocatore scegliendo uno tra 6 personaggi disponibili. Di quelli che furono, rimane soltanto l'inossidabile Serafina, caratterizzata dalle capacità di combinare magie difensive ed attacco con micidiali armi da corpo a corpo. Ad essa vanno ad aggiungersi il guerriero Ombra, umano non morto specializzato in corpo a corpo, dotato di armatura pesante, l'inquisitore, che combina magia oscura e rapidi attacchi corpo a corpo, l'elfa, abile nelle arti magiche offensive, la driade, specialista in magie elementari e naturali ed abile con le armi da distanza, ed il guardiano del tempio, sorta di cyborg rassomigliante al dio egizio Anubi, in grado di convogliare l'energia T direttamente nel suo braccio meccanico, utile sia per sparare da distanza che per combattimenti ravvicinati. Ai fini della nostra video recensione è stato scelto di utilizzare la Serafina, proprio per la sua capacità di combinare attacchi magici e corpo a corpo. Ognuno dei personaggi ha un proprio background ed un proprio luogo di partenza. Solo 4 di essi potranno affrontare indistintamente le 2 campagne disponibili, ovvero Luce ed Ombra, mentre la Serafina e l'Inquisitore sono legati rispettivamente al Sentiero del Bene e del Male. La scelta della divinità di riferimento del nostro alter ego ci donerà una magia speciale, d'attacco, di difesa o di cura. Il sistema di quest alla base del gameplay non differisce da quanto visto nel predecessore e dalla media dei GDR. Aggirandoci per la vastissima mappa troveremo NPC disposti ad affidarci una missione, ben riconoscibili grazie ad un punto di domanda. C'è naturalmente una lunga quest principale che ci porterà ad esplorare in lungo ed in largo tutte le regioni di Ancaria e ad affrontare i potentissimi boss che le popolano. I salvataggi, al contrario di quanto visto nel predecessore, sono legati al ritrovamento di monoliti sparsi sulla mappa. Purtroppo sia la quest principale che quelle secondarie risultano poco coese da un filo conduttore, e messo a confronto col predecessore o con altri RPG, Sacred 2 soffre di una certa inconsistenza a livello di trama, che ci porta a fare a pezzi tutto ciò che si muove, spesso senza una vera ragione che ci spinga. Questo si ripercuote anche sulla scelta della campagna, dato che scegliendo tra Luce ed Ombra non vedremo grandissime differenze a livello di gameplay, se non in qualche quest principale e nel finale. Data la natura GDR del titolo, era lecito aspettarsi qualcosa di più curato, ed alcuni fan del predecessore potrebbero rimanere delusi da questo aspetto. Il focus del gameplay è come di consueto centrato sul combattimento. Come vuole la tradizione hack and slash, la periferica di controllo principale è il mouse. Un clic col tasto sinistro sul terreno per muoversi, ed altrettanti sui bersagli per portare gli attacchi. Le arti di combattimento sono lasciate al tasto destro. A parte il vastissimo arsenale di armi medievali da taglio, da lancio e da distanza, la componente magica apre a molte possibilità di personalizzazione. Ogni classe giocabile può evolversi seguendo 3 differenti alberi di abilità. Man mano che saliremo di livello guadagneremo infatti dei punti, che potranno essere spesi per acquistarne di nuove. A questo va aggiunto il fattore rune. Come accadeva nel primo capitolo, raccoglieremo dai nemici degli oggetti magici che ci insegneranno immediatamente una nuova combat art, ovvero una speciale mossa. Queste ultime, oltre ad accrescersi col passare dei livelli, potranno essere affiancate in un menu che ci permetterà di costruire vere e proprie combo. Si comincerà col combinare 2 combat arts, ma salendo di livello potremo spingerci fino a 4. La possibilità di mischiare a piacimento arti di attacco, difesa e cura, ed utilizzarle con la pressione di un unico tasto, è apprezzabile ed aggiunge una notevole componente tattica al combattimento. L'ambiente di gioco offre una notevole varietà di ambienti da esplorare liberamente. Pianure, foreste, deserti, vaste città. Ogni ambiente è riprodotto con un notevole livello di dettaglio e caratterizzato da un design appropriato ed originale.
Le notevoli distanze tra una regione e l'altra, improponibile a piedi, sono accorciate dalla presenza di portali di teletrasporto e dalla possibilità di acquistare cavalcature, in sella alle quali sarà anche possibile combattere utilizzando combat arts dedicate. La longevità, già sconfinata grazie alle oltre 500 quest tra principale e secondarie presenti, è ampliata dal comparto multiplayer, che offre un'estesa modalità cooperativa per 5 persone, con tanto di jump in tempo reale, che permetterà di vivere la campagna insieme agli amici, oltre ad una modalità libera in cui sarà possibile aggirarsi per Ancaria sia in cooperativa sia con la possibilità di attaccare gli altri partecipanti. Il comparto tecnico si presenta in una veste completamente rivista, che pur rimanendo legata ad una fastidiosa visuale isometrica, è in grado di offrire un notevole livello di dettaglio. Completamente tridimensionale, l'engine è caratterizzato da una buona modellazione poligonale, rivestita di texture di qualità e condita con un ottimo comparto di illuminazione. La palette di colori utilizzata, oltremodo sgargiante ed accesa, dà un gradito aspetto cartunesco agli sfondi. Il comparto audio vive di alti e bassi. Ottime le musiche, tra cui citiamo in particolare la canzone appositamente scritta dalla band metal tedesca Blind Guardian, i cui membri appaiono all'interno del gioco in un concerto apprezzabile solo dopo aver completato una catena di quest. L'effettistica invece più piatta e monotona, ed il doppiaggio risulta spesso ripetitivo e poco ispirato. Nel complesso, Sacred 2 si rivela un GDR oltremodo vasto ed impegnativo, caratterizzato da un sistema di combattimento sufficientemente profondo e personalizzabile. La quantità di dettaglio profusa in ogni centimetro dello sconfinato ambiente di gioco è eccezionale. I fan del genere action RPG non rimarranno delusi, e tra campagna single player e le divertenti modalità online avranno da fare per un bel pezzo. Peccato per la mancanza di una storia che sappia guidare il giocatore lungo l'avventura e farlo sentire davvero parte di qualcosa, che potrebbe essere sgradita ai fan del primo episodio, molto più curato in questo senso. Dato l'invitante prezzo di scatola, consigliamo Sacred 2 agli appassionati di azioni in salsa fantasy e a tutti i fan del primo episodio, ma non ai puristi dell'RPG, che difficilmente troverebbero sufficienti elementi ruolistici nel lavoro di Ascaron.